La lettera ha sortito effetti positivi, nel senso che probabilmente non che il riflettore si fosse spento, questo lo sapevo e mi è stato anche assicurato, però chiaramente l'ha riacceso con più potenza, diciamo, e in effetti sono stata contattata e mi è stato detto peraltro che anche la regione sta facendo un grandissimo pressing e quindi mi è stato assicurato che entro la fine di questo mese ci saranno buone notizie. E non vado oltre perché, come ho imparato recentemente, quando si creano troppe aspettative, il boomerang, insomma, è potente, quindi. Però devo dire che la lettera ha avuto effetto e il governo è attento, la regione ancora di più e quindi insieme, comune e regione, credo che stiamo facendo quello che i nostri cittadini di Nonantola si aspettano. Allora, sono due cose diverse, questo provo a spiegarlo anche ai miei cittadini, è difficile. Un conto è dire arrivano i rimborsi, perché il cittadino si aspetta il rimborso fisico, concreto. Un conto è il provvedimento che il governo si appresta comunque a varare, questo invece mi è stato assicurato che è in preparazione. Io ho partecipato a avevo chiesto di essere invitata dopo tanti mesi dal comitato, questo è successo, ho partecipato a una riunione, mi hanno consentito di presenziare solo la prima parte, poi mi hanno chiesto di uscire dalla call per fare giustamente i loro commenti in mia assenza. So che poi hanno deciso di fare questa manifestazione. Io, come ho detto a loro, i comitati hanno anche questo scopo di tenere viva anche l'attenzione e quindi anche di in qualche modo manifestare. Per cui se loro si sentono di farlo, io capisco, e lo dico sempre, anche la rabbia dei miei cittadini, la tensione, la preoccupazione, quindi è legittimo e lo facciano, nel senso nessun giudizio di questo, su questo assolutamente.